Amici di Android Blog, siamo allo stand Alcatel del Mobile World Congress 2014 per farvi vedere l'Alcatel Idol 2 Mini, versione mini dell'Idol. E questa versione mini ha infatti come misura la 129x63,5x7,9 mm di spessore. Abbiamo da questo lato lo slot per la SIM, da quest'altro il bilanciere del volume e il blocco sblocco accensione e spegnimento, dietro la camera da 8 megapixel con flash LED e autofocus, e nel frontale i tasti touch e il sensore di luminosità, prossimità, la capsula auricolare e la camera frontale e VGA. E questo display invece è un 4,5 pollici e non un 5 pollici come l'Idol normale, con risoluzione 540x960 pixel, e il processore che muove questo smartphone è un MediaTek, se riusciamo a trovare, MSM8212 quad core 1.2 GHz. La memoria integrata in questo smartphone sono 4 GB più 1 GB di memoria RAM. Adesso vediamo un attimino l'interfaccia di Alcatel anche a livello di fotocamera, come è curata. Queste sono le impostazioni, panorama, modalità notturna, flash e quant'altro possibile. E la versione di Android l'andiamo a vedere direttamente nelle impostazioni, dovrebbe essere la 4.2, però dalle impostazioni così ci rendiamo conto anche della personalizzazione dei menu interni. Invece no, ci ha smentito perché è la 4.3, mentre nell'Idol normale era la 4.2, ricordiamolo. E lo storage, come dicevamo, è di soli 4 GB espandibili con micro SD, e tra l'altro possiamo vedere come forse sia addirittura più curato questa versione mini a livello estetico, con questa placca posteriore con sotto l'altoparlante di sistema e un piccolo spessore per evitare che vengano offuscati i suoni. Forse è addirittura più curato del fratello maggiore. A noi è piaciuto molto a livello di touch and feel e di materiali, anche di dimensioni, questa versione mini. Anche questa versione mostra degli accessori con delle cover particolari flip che vanno a cambiare l'estetica e anche le funzionalità del nostro smartphone. E per questa preview, che tra l'altro possiamo farvi vedere come i colori siano differenti, guardate quanto è bella questa versione bianca, e speriamo di provare comunque sia l'Idol normale che questo Idol mini a breve. E per questa preview al momento è tutto. Un saluto da Alessio per AndroidBlog.it.